Premetto prima di lasciare parola a Singhai che ve ne parlerà lui, che secondo me è stato insensato nell'ultima puntata di Raw l'arbitro che si è uscito fuori dal ring per interrompere la mini rissa che si era scatenata fuori tra i due che non combattevano in quel momento lì, cioè tra i due rimasti fuori dall'incontro. Però vabbè, magari è un piccolo problema mio. Ma Singhai, parlaci in modo di questa, secondo me, bellissima rivalità. Judgment Day on fire, dice Sangai. Sì, perché secondo me stanno migliorando di puntata in puntata, stanno guadagnando tempo, visibilità, credibilità. Questa parola che non tanto ci piace, però in realtà in questo caso va utilizzata, perché ricordiamoci sempre da dove sono partiti questi ragazzi. E come si dice dalle mie parti, quante gliene abbiamo dette? Non ci piacevano, erano totalmente senza senso. Invece, voi, grazie, come dicevamo settimana scorsa, grazie all'ingresso di Dominic Mysterio, voi perché magari la chimica tra di loro è anche migliorata. Questa fazione sta acquisendo, secondo me, dei buoni galloni, ecco. Facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo in puntata. Dopo l'incontro tra Luke Gallows e Anderson contro gli Alpha Academy, che ormai sono diventati quelli che le beccano da tutti ormai, arriva il Judgment Day. Si presenta sullo stage Finn Balor, che ha il microfono. Prende in giro quelli del club con la parola too sweet ripetuta più volte, dicendo appunto che lui è stato il creatore dell'original club e lui lo porterà poi alla distruzione. Al che poi AJ Styles invita quelli del Judgment Day a salire sul ring per finirla subito lì, ma Finn Balor dice che avranno la loro occasione, ma a Crown Jewel. Quindi subito si crea questo nuovo incontro in Arabia e poi l'attenzione passa appunto su Dominic Mysterio. Quindi AJ punta il dito verso Dominic dicendo che appunto ha voltato le spalle al padre e lo ha anche colpito, per cui a quel punto dice: cambiamo il programma di questa sera e che ne pensi di lottare contro di me adesso? Ovviamente Mysterio dice che non è pronto e che però potranno incontrarsi più in là. Faccio un piccolo passettino indietro, nota di colore, AJ Styles, ovviamente prima di invitare il Judgment Day sullo stage, dice sempre che voi abbiate il permesso della vostra mamma, riferendosi a Rhea Ripley, che in questo caso sembrerebbe quasi lei poi il vero quasi leader, ecco, anche se poi in realtà un leader reale non c'è in questa fazione, però. Il fatto che dica chiedete alla vostra mamma se potete salire sul ring mi ha fatto anche un attimino sorridere. E niente, poi c'è stato l'incontro tra Dominic Mysterio e AJ Styles, un buon incontro, anche se in quest'occasione Dominic l'ho visto un attimino un po' più titubante. Sì, ha fatto i suoi atteggiamenti da bullo, però non mi ha convinto al 100%, e Rhea Ripley che si è dimostrata nuovamente determinante perché è intervenuta per ben 3 volte durante il match, e l'ultima volta appunto è costata la vittoria a AJ Styles, che nonostante fosse riuscito poi quasi a scalciarla via, quindi quasi un colpo dato, no, da un uomo verso una donna, cosa che poi non si vede mai, anche se lui si è divincolato, però comunque l'ha spinta via, e da lì il roll up di Dominic Mysterio che ha vinto l'incontro. Quindi Judgment Day on fire, anche perché poi Rhea Ripley viene scelta
da Cora Jade nell'incontro Pick Your Poison che ci sarà ad Halloween Havoc a NXT per scontrarsi contro, torniamo poi a Roxanne Perez. In tutto ciò, quindi, Balor che inizia, diciamo, il segmento, Dominic Mysterio che fa l'incontro, Rhea Ripley determinante, Damian Priest non pervenuto. Io, Damian Priest, io come lo dissi anche la settimana scorsa, non riesco proprio a farmelo digerire, non, per quanto lui sia poi così imponente con questo look, cioè non me lo vedo, cioè, diciamo che forse lui l'anello debole della fazione. Mi dispiace, però lo devo dire, cioè Damian Priest non ci Sempre siamo, più almeno. nell'ombra, se è È sempre più nell'ombra. sempre più nell'ombra, cioè dovrebbe forse un attimino, forse, essendo lui il più prestante fisicamente, no? Dovrebbe essere quello che invece che incute più timore, ma in realtà è quello che forse è anche il più vessato, se vogliamo, dal pubblico. Però è così, cioè, mi dispiace, ma è così. Sì, sono d'accordo. Paradossalmente ha portato avanti un po' più la carretta nella prima fase del Judgment Day. All'inizio. Quando erano praticamente anonimi, lo dicevamo tutti, Damian Priest era un po' più quello, un pochino più in vista, faceva qualche promo, prendeva la parola un po' più spesso degli altri. E ora, man mano che lo spotlight è andato su Dominic, su Finn, su Rhea Ripley, lui è Io molto l'ho visto proprio in decentrato. disparte, l'ho visto in È disparte, decentrato anche, completamente, sì. Vabbè, esatto, anche però. quando, diciamo, anche quando Rhea Ripley si rivolgeva verso Dominic Mysterio, anche dopo la vittoria, e anche Finn Balor che si congratulavano, lui lo vedevo quasi proprio distaccato rispetto agli altri, no? Non era Ma un gruppo di quattro, ma erano tre più uno praticamente. allora, secondo me in generale il Judgment Day non è che abbia fatto benissimo a Damian Priest. Veniva da un buon regno titolato. Non so se vi ricordate quel titolo degli Stati Uniti. Fece molto Sì. bene, secondo Come me. face. Sì, come face. Poi lo fecero turnare con Edge perché poteri oscuri, perché è grosso, c'ha il vocione, è un po' dark. E quindi lui fu degradato, no? Lo disse pure Michele Tempi, l'ho detto anche la scorsa settimana. Cioè lui era diventato un gradino da superare per raggiungere Edge. Voleva affrontare Edge, doveva affrontare lui. Adesso, che uno che adesso si è allargata la stable, ha un capo diverso, che può fare i match spesso, ha Dominic che è importantissimo, perché senza di Dominic adesso staremo parlando della rente della nuova... Retribution. Esatto, la retribution mi veniva da dire evolution, ma non era, cioè un core. Ricordate il core di Wade Mamma mia. Barrett? Ecco, c'è cioè una stable del genere. Invece, grazie a Dominic che ha portato una storia, motivazioni, ti ha fatto pensare che lo facevano sul serio. Questo a scapito del povero Damian Priest, che poi lui potrebbe essere anche un po' il portavoce, no? Cioè, una voce, regà, che fa paura. Cioè, sembra Tiziano Ferro che si è preso il mal di gola per quanto è profonda. Se ci Cioè, avessero spiegato bene quando entrò in quella fase di split, no? Ti ricordi che partiva, entrava da sì. face, poi durante il Il match sembrava di. matto. La Esatto, gimmick cioè del matto. se ci avessero spiegato un po' quel modo di fare lì, quella doppia personalità, secondo me sarebbe, cioè, poteva funzionare veramente bene perché il fisico lo ha. Il ring ha fatto vedere anche cose buone, quindi. Ecco, secondo me quello era il filone giusto per Damian Priest. Ecco. Beh, aspetta, l'uomo diviso a metà, solo se spiegato bene, interpretato meglio. Cioè, No, purtroppo. certo, però paradossalmente a me arrivava più il suo cambio in corsa di una definizione ben precisa. Cioè, all'inizio sì, da face era accettabile, cioè, va bene. In quel momento mi prese un pochino più. Mi coinvolse un pochino di più, però volevo sapere c'è cioè, qualcosa di più e non, alla fine non c'è mai Ma stato spiegato, cioè impazziva. guarda, degli ingressi nel Judgment Day, l'unico che ci hanno spiegato bene è Dominic, e probabilmente Esatto. la risposta è che Rhea Ripley gli ha fatto scoprire i piaceri della vita dell'altro sesso. No, cioè, ce l'hanno detto, Non l'hanno mai detto.
cioè, ce lo fanno capire, dai, io, cioè, lo porta col guinzaglio, cioè, lo porta a giro così, cioè, dai, su. Però comunque, sì, è l'unico che ci hanno spiegato poi Finn Balor perché sì, Damian Priest perché sì, ma pure la stessa Ria, dai, sì, sono abbastanza dark per entrare. Povero esatto. Dominic, quindi cioè non è che abbia senso gli ingressi, solo Dominic ha senso, però poi funzionano un branco e vanno avanti. Quello che parlando, di, che... parlando di ingressi, scusami Simon, sì sì, parliamo invece dell'uscita dal roster di Raw di Rey Mysterio, che sì, si è accasato a SmackDown. Cioè io la settimana scorsa dissi che avrei visto diciamo nella fazione che si andava a creare con AJ Styles, Rey Mysterio e Edge. Adesso Rey Mysterio è stato messo praticamente in naftalina perché voleva addirittura abbandonare in naftalina in questa storia qui, perché poi alla fine ha vinto una title shot dall'altra parte. Va a morire però... contro Gunther. Eh sì, vabbè, andrà a fare l'incontro contro Gunther, ma è perché deve, come diceva anche, adesso non ricordo bene se Kevin Finn o il Doc, devono far passare un po' di tempo adesso, perché altrimenti si va ad esaurire subito la storia con Dominic. L'hanno mandato di lì, ecco. E hanno anche fatto una cosa bella, perché noi abbiamo visto entrare nell'ufficio di Triple H un Rey Mysterio praticamente che stava voleva abbandonare il wrestling perché non riusciva ad andare avanti in questa storia qui con il figlio, e ha risolto tutto il triplo mandandolo a SmackDown. Infatti lui adesso ha detto sono tornato a casa, nella mia casa praticamente, che è SmackDown, dove è sempre stato. Quindi penso che per un po' lo vedremo di lì, per poi comunque tornare e chiudere la storia con il figlio, perché non possono lasciarla così adesso in sospeso, che quello hanno fatto adesso. È stata bella, secondo me, questa cosa, come hanno scritto sì, sì, lo spostamento di roster, perché cioè, sono d'accordo, cioè, non solo hanno dietro la scrittura dovuto allungare Brodo, ovviamente, perché se no arrivi con la rivalità a Dominic, portarla, se la vuoi portare alla Rumble, è veramente lunga. Però esatto, sono stati bravi, secondo me, a creare proprio un angolo, anche di, è bastato un minuto nel backstage di lui che parla con Triple H, che dice bisogna che venga via, bisogna che basta, perché no, io non devo mettere le mani addosso a mio figlio, mi devo stare più lontano possibile, abbandono, me ne vado, perché sennò qui mi prende male. E quindi oltre alla funzionalità dello spostamento, te l'hanno anche spiegata alla perfezione, quindi bravi, perché l'hanno fatto sì, screen, sì. E torna tutto, quindi benissimo. Ora io aggiungerei una cosa, che segmenti simili ne abbiamo bisogno, perché ci danno l'idea che esatto, sia vivo il backstage, cioè esatto, che ci siano esatto, delle dinamiche, le trade avvengono. Peraltro non so se ne dobbiamo parlare, non ne parleremo mai, cioè il ritorno di Baron Corbin, la WWE ha detto è stata una trade tra Raw e SmackDown. Sì. È uscito un post, credo su tutti i social, in cui dicevano questa cosa. Cioè, Dominic è stato scambiato con... sì, Dominic, scusate, Re è stato scambiato con Baron Corbin. Quindi, ragazzi, cioè, diciamo, un po' di... è piccola cosa, ma dà profondità alle storie, esatto, alla percezione della WWE, a un universo narrativo. E soprattutto, anche... da un po' di logica, e poi prima un po' mancava questi spostamenti, magari non lo faranno sempre, no, però cercassero di dare un po' più una linearità, ecco, cioè così noi ci possiamo sempre immaginare, uno va da Triple H e ci dice guarda, senti, A, B, C, D, E, possiamo fare esatto, così, e lui dice sì, dice no, e ti immagini una realtà, e non dei robot, capito, che agiscono perché sì. Che era un po' un punto. Sì, perché poi tu poi ti fai no, tutto il tuo ragionamento mentale di Rey che è entrato nell'ufficio di Triple H, quindi hanno avuto
un dialogo, hanno parlato, Triple H ha cercato di tranquillizzarlo, ha detto guarda adesso ti mando la SmackDown, ti do questa possibilità di partecipare a questo incontro, cioè lo abbia tranquillizzato e quindi, no? Tutto ovviamente è come se ce l'avessero fatto vedere proprio dentro l'ufficio quel segmento. T'ho esatto. Lasciato immaginare, però sì. Alla fine è andata proprio così, come se tu l'avessi visto. Esatto. Quindi, bellissimo. Bravi, ecco. Sì. E poi soprattutto aggiungerei che non abbiamo visto Karrion Kross combattere. Karrion Mazzarri. Karrion Mazzarri, scusa. Che è stata la cosa più bella. 2 minuti all'inizio show di SmackDown e basta. Proprio. Però quello, Parrucco, è stato un, secondo me, ti ricordi che noi dicevamo la settimana scorsa, ma anzi io dicevo, non trovo la logica di Karrion Kross che va contro Drew McIntyre e poi dopo ce lo ritroviamo in un titolo secondario, no? in un match per la title shot, un titolo secondario. E poi non mi ricordo chi, forse Matteo, mi diceva che era anche giusto così. Poi in realtà questa cosa non è avvenuta e io sono contentissimo di quel segmento iniziale perché mi riporta indietro e mi dice attenzione che la storia con i due non è finita e se dovesse uscire vincitore Karrion Kross da questo scontro con McIntyre deve andare per il titolo massimo. Quindi non, per me cioè la presenza di Karrion Kross in quel match lì non aveva totalmente senso e fortunatamente non c'è andato poi alla fine. Ma non quindi ha senso lì, questo Karrion Kross in generale? Vabbè, questo è un altro discorso, però se vogliamo parlare di quello che stiamo scrivendo, in questo momento c'è stata una linearità, il fatto che Drew McIntyre non se la sia, come dire, presa in saccoccia e basta. Ha detto attenzione, io ho perso il match, ma perché tua moglie mi ha spruzzato il peperoncino in faccia, non pensare che sia finita, sì. Questo è solo l'inizio, gli ha detto, mentre lo stava chiudendo nello sportello del SUV. Quindi è ben lungi da finire, da essere terminata quella rivalità, e chissà mai che alla fine non ne venga fuori Karrion Kross. Guarda, lo spero per l'uomo che sta dietro Karrion Kross, diciamo, per l'atleta, perché io sono fiducioso. È... beato te. Grande Andrea Tognoni 56, che follow, thank you. Grazie. Così dovevamo, per rompere le scatoline. No, sono d'accordo con Michele, però il mio discorso del piazzamento nel titolo intercontinentale, se non sbaglio, era il Fatal 4-Way. Era in un'ottica della rilevanza che hanno ora i titoli secondari, quindi era più in quell'ottica lì. È chiaro, una rivalità con McIntyre, vinci un match, cioè la guardi così e poi mi vai a fare un Fatal 4-Way di qualificazione, non ha senso. Poi se devo giudicare lo status attuale dei titoli secondari, e poi ne andremo a parlare anche dopo con il discorso dell'US title di stanotte, in questo momento sono rilevanti come non mai da anni, cioè. Quindi paradossalmente in teoria mettere in mano un titolo a Kross che viene scritto ad ora finché non abbiamo visto l'incidente di SmackDown e quindi che la rivalità va avanti, era scritto quantomeno in maniera dubbia. Vederlo posizionare lì e magari ripartire da uno status di un titolo secondario che ad ora ha rilevanza poteva essere una maniera per tenerlo in una situazione interessante, visto che di là abbiamo Seth Rollins, abbiamo Lashley in quell'orbita degli Stati Uniti, metterlo di là con i vari Gunther, Sheamus, era comunque un attestato comunque di considerazione. Fuori da quello è illogico, sono d'accordo con te. Sì. O magari faranno un altro scambio e manderanno Karrion Kross di nuovo a NXT, per me sì, io lo manderei direttamente, lo impacchetterei, lo rimanderei direttamente a Impact Wrestling, da dove è venuto. No, ascoltate, visto che mi dite tutti che NXT era bravissimo, ma no, non è che era bravissimo, vi riprendete Karrion Kross e ci ridate la Mandy. Parrucco, questo se ne può parlare, cioè sul riprendersi la Mandy va bene, però semplicemente dico, cioè non era bravo NXT, sembrava devastante, sì, perché alto 1,90 m, cioè contro Johnny Gargano sembra alto pure
che ne so, il mio telefono, cioè sembrava il padre col figlio lo porta a spasso per il parco. Certo che sembra forte, devastante. Certo l'entrata sembra figa, il posto si riempie di fumo grazie a un buco dove fanno NXT. Cioè, è ovvio che sembrava fosse arrivato Undertaker 2.0. Invece a me sembra coso, Simon Dean 2.0, guarda un po'. Gli manca solo quella roba lì, tipo monopattino, cos'era? Sì, esatto. No, è più interessante Boogeyman. Cioè, vorrei sapere cosa ne pensa il Doc, che so essere un grande estimatore di Karrion Kross. No, beh, di Karrion Kross dico che hanno fatto bene a toglierlo dal match e fargli continuare la rivalità con McIntyre, perché anche secondo me sembrava messo lì a caso, cioè giusto per dire diamogli un match, che cioè, così una rivalità con McIntyre che inizia ed è già finita mi sembrava un po' strano, cioè probabilmente l'hanno fatto per mettere lì un nome che comunque importante, per dare importanza al match, ma già sapevano fin da subito per nascondere il passaggio di Rey Mysterio. Passaggio di Rey Mysterio che io trovo non solo interessante ma anche giusto, perché è giusto in questo momento bloccare mettere in stand by la rivalità con Dominic, perché il primo scontro tra padre e figlio lo scontro vero deve arrivare a WrestleMania. E io mi aspetto che prima o poi Dominic farà qualcosa di veramente grave che costringerà Rey ad accettare la sfida. Io voglio che si trovino, che arrivi il momento in cui, essendo ora in separati, secondo me lo spot perfetto, e se vogliono lo scrivono, l'hanno già fatto in passato, è che si trovino soli nel ring durante la Royal Rumble. Esatto. Si trovano, cioè, in un si guardano e basta. Si guardano e basta, magari. E basta, e parte Dominic, e allora a Rumble Rey deve per forza mettere le mani addosso al figlio, perché se no ti elimina e te perdi lo spot nella Royal Rumble, cioè e viene eliminato, quindi per forza di cose lì Rey dovrà quantomeno difendersi, non può scappare intorno al ring così, e a quel punto poi finisce che magari si eliminano insieme, e una volta rotto il ghiaccio Rey che ha toccato il figlio si arrivi alla brutalità che poi porta a darsele di brutto e arrivare a WrestleMania. Ecco, dovesse essere un booker, per quanto banale, però se WrestleMania l'uno contro uno tra padre e figlio all'arrivo la farei scoccare così. Un classico, poi le fight inizia a Rumble. Esatto, cioè sulla carta è talmente facile da immaginare, no?